Sì, tanto che si distribuiscono i foglietti, vi dico un po' l'idea che c'era dietro a questo piccolo percorso che accompagna questi giorni. L'idea di soffermarsi un attimo sul, diciamo, sul metodo della preghiera. Immagino che ciascuno abbia anche il proprio, un po' come la danza che abbiamo visto prima, no? Cioè, non tutte le danze appunto non avevano lo stesso ritmo, perché ciascuno segue uno proprio, ha bisogno di individuare uno proprio, però così l'idea era quella di soffermarci un attimo anche su appunto anche sul metodo, perché ogni tanto abbiamo bisogno un po' di fare un po' il tagliando, no? A volte ci sfuggono gli obiettivi perché le condizioni non sono opportune per raggiungere l'obiettivo. Allora fermarsi un po' sul metodo vuole essere un po' questo, no? Provare a dare un'occhiata alle condizioni per quanto possiamo, per quanto dipendono e non dipendono soprattutto da noi, però appunto dare un'occhiata alle condizioni, a ciò che, a come ci disponiamo nella preghiera. Diciamo che in questi giorni ascolteremo molta parola, no? Molta parola di Dio, sentiremo parlare molto del Signore. La preghiera personale è quello spazio in cui passiamo dal sentir parlare o dal parlare del Signore al parlare con il Signore, no? È quello spazio in cui possiamo, diciamo, passare dalla parola all'incontro con colui che nella sua parola mi parla. Noi non siamo qua per ascoltare, diciamo, delle conferenze sulla parola di Dio, no? Ma per incontrare colui che ci raggiunge attraverso questa parola. Allora fermarsi sulla preghiera personale, provare a guardarla un pochino più da vicino, significa, cioè vorrebbe essere appunto provare a fare il tagliando di quelle condizioni che possiamo creare noi per disporci il più possibile all'incontro con il Signore. Poi sappiamo che il Signore ha le sue strade e ci raggiunge anche quando proprio siamo lontani da qualsiasi disposizione e condizione buona, quindi, però insomma, noi facciamo il nostro per quanto possibile. E per disporci appunto a questo incontro, la preghiera è un incontro, no? Un momento di incontro. Allora, così, le indicazioni che sono così semplicemente riportate sul foglietto, in qualche modo seguono, per certi versi seguono quello che potrebbe essere un metodo per qualsiasi incontro, no? Cioè ogni volta che io vado ad incontrare una persona in qualche modo mi preparo, ed è la stessa cosa per la preghiera, no? In questo senso appunto, allora la prima, diciamo, disposizione è quella di scegliere il luogo, il tempo, la posizione del corpo, cioè di non arrivare così all'incontro con il Signore, così come capita. No, se io devo incontrare una persona e so di doverla incontrare, credo che generalmente mi dispongo a questo, no? So che vado in un certo posto per cercarla, so che starò con lei e con lui magari un tot di tempo, mi metto comoda, no? E così può essere appunto per la preghiera, no? Scelgo un luogo dove stare, qui ne abbiamo molti, e appunto forse alcuni dispongono meglio di altri. Un tempo, generalmente diciamo un tempo congruo, no? Per incontrare una persona, per conoscerla, un po' di tempo ho bisogno, però se poi mi fermo a parlare ore e ore, poi mi stanco. Allora forse un tempo buono per la preghiera anche in questi giorni che abbiamo a disposizione molto tempo può essere, diciamo,
mezz'ora, tre quarti d'ora, un'oretta, cioè forse se abbiamo 2 ore di tempo di silenzio personale, forse pensare di pregare 2 ore di fila, non so, forse è un po' impegnativo, no? Un tempo congruo, ecco, quello sufficiente per un incontro e al quale in qualche modo decido di rimanere fedele, no? Se mi sono più o meno, diciamo, orientata a dire, vabbè, dai, questi tre quarti d'ora prego. Ecco, magari provo ad essere fedele a questo tempo che mi sono dato. Poi magari capirò che per me è troppo lungo, va bene, la volta dopo potrò, diciamo, diminuire. Capirò che per me è troppo breve, va bene. Però tendenzialmente, un po' come quando appunto do un appuntamento ad una persona e se anche mi scoccio, sto un po' lì. O se anche mi viene da chiacchierare a lungo, a lungo, a lungo, magari dico, ok, oggi chiudiamo qui, ci vediamo domani. Insomma, questa è un po' l'idea. E poi scelgo il testo che mi introdurrà nella preghiera. Penso che orientativamente verranno consegnati dei testi della scrittura, no? Soprattutto degli Atti degli Apostoli. Penso che può essere buono partire da questi testi che vengono consegnati nelle meditazioni, cioè rimanere su questi testi. Poi può anche essere che nella preghiera ci vengano in mente altri testi e allora può essere che mi oriento su un altro brano. Però l'idea è quella di non zompettare, diciamo, da un brano all'altro, ma di gustarlo in profondità, di entrarci dentro, non di spizzicarlo, anzi di farlo entrare dentro di noi, no? Questo testo. E poi appunto inizio la preghiera chiedendo il dono dello Spirito Santo perché illumini i miei pensieri e scaldi il mio cuore. E forse diciamo entrare nella preghiera attraverso il ritmo del respiro è un buon strumento, no? Inspirare invocando lo spirito ed espirare riconsegnandoci al Signore, facendoci aiutare appunto diciamo, dalla vita che entra e dalla vita che restituiamo, può essere un buon modo, no? Seguire il nostro respiro anche ci permette di entrare in contatto con noi stessi, in qualche modo ci pacifica, ci concentra, ci porta un po' in profondità. Allora iniziare la preghiera invocando lo spirito, magari facendosi aiutare dal respiro, penso che è una buona soglia di ingresso. E poi leggo con calma il testo che ho scelto. L'idea è un po' quella di appunto arrivare, di farci raggiungere più che altro dal Signore attraverso la Sua parola. Allora mi metto in ascolto di questa parola con tutta me stessa, quindi con la mia intelligenza, con la mia volontà, con la mia memoria. Cerco di capire quello che il testo dice. Cerco di lasciarmi anche raggiungere magari da qualcosa che mi colpisce di questo testo, cioè inizio con una lettura lenta, calma, che in qualche modo una lettura, ecco, aperta. Questo mi permette di individuare, diciamo così, cosa chiedere al Signore attraverso questa parola. È un po', diciamo, ciò che viene detto il chiedere la grazia, no? Possiamo immaginarci diverse scene del Vangelo in cui Gesù si avvicina alle persone e chiede: ma tu che cosa vuoi che io faccia per te? No? È come se appunto attraverso questo testo che abbiamo davanti il Signore in qualche modo ci rivolge un po' la stessa domanda, no? Cosa vuoi ricevere da me attraverso questo tempo di preghiera? Cosa desideri? Che cosa ti attendi? Cosa posso fare io per te in questo momento? E formulo in qualche modo la mia richiesta. Poi il Signore è liberissimo di dare altro, come appunto in qualsiasi relazione abbiamo davanti un tu, un
libero, no? Quindi, però questo aiuta noi ad avere consapevolezza di ciò di cui abbiamo bisogno, di ciò che desideriamo, di ciò che magari ci fa soffrire, che abbiamo bisogno di mettere nelle mani del Signore. Quindi provare a formulare la nostra richiesta proprio a partire dal testo che abbiamo davanti, cioè stimolati dal testo che abbiamo davanti, ci può aiutare appunto ad entrare nella parola. E poi continuo a meditare la scena, no, che il testo racconta. La leggo lentamente, appunto dicevo prima, con tutto noi stessi, no? Con la memoria, può essere che questo testo ci ricordi qualcosa, no? Ci si associ a qualcosa della nostra vita. Allora proviamo a far dialogare magari un episodio, un tempo della nostra vita con questo testo. Ci accostiamo a questo testo appunto con la nostra intelligenza, con la nostra volontà. Può essere che questo testo susciti in noi dei desideri, delle richieste. Ecco, l'idea è quella di soffermarci a lungo, con calma, chiedendo al Signore di andare in profondità, di gustare magari una piccolissima cosa. Non di esaurire abbuffandoci di quello che la parola ci offre, ma di gustare in profondità qualcosa di quella parola. Rimango in silenzio e ascolto anche che cosa questo incontro con la parola suscita dentro di me, quali sentimenti provo, no? Quali resistenze, quali intuizioni, quali suggerimenti, quali spinte provoca dentro di me. E poi, diciamo, non concludo mai la preghiera se non ho fatto un colloquio con il Signore, cioè fosse anche solo nella parte finale della preghiera, però mi rivolgo direttamente al Signore e parlo a Lui, come si dice di Mosè, no? Che parlava con Dio da amico ad amico. Se la preghiera appunto è un incontro con il Signore, non è un parlare di Lui, ma un parlare con Lui, allora ogni tempo di preghiera, in ogni tempo di preghiera riservo uno spazio, un tempo, per un colloquio diretto con Lui, mi rivolgo direttamente a Lui, posso chiedere, posso lodare, posso supplicare, posso inveire, posso arrabbiarmi, posso fare qualsiasi cosa e dire qualsiasi cosa nella consapevolezza che Lui è davanti a me, che Lui è dentro di me. E poi appunto scelgo come chiudere la preghiera, può essere con un Padre Nostro, con un segno di croce, è come quando appunto incontro una persona e non è che a un certo punto giro le spalle e me ne vado senza salutare, no, chiudo l'incontro in qualche modo. Ecco, queste sono semplici possibili indicazioni di metodo. Ripeto, ciascuno magari ha già un proprio metodo, ciascuno è in cerca di un proprio metodo. L'importante è che appunto il metodo è la strada che ci conduce a. L'obiettivo è l'incontro con il Signore, il metodo è una strada. Non so, se vi va potete provare a seguire, diciamo, queste indicazioni in questi giorni, proprio per entrare nella ricchezza della parola che ci sarà data.